ho cominciato a suonare nel 2009 ed era un gruppo abbastanza componibile, nel senso che partiva da due elementi e poteva arrivare anche fino a... Una volta abbiamo suonato in 12 e il concetto era fare quei brani che stanno dentro l'album Forse, che erano dei mega canovacci, non erano definiti, tutti improvvisati praticamente. E lo facevamo in apertura a dei concerti che, al Sottoscala, che è un posto a Latina, un arci di nostri amici che dicevano, cioè avevano sempre un po' di bisogno di, avevano bisogno di band di apertura. Allora noi facevamo questa cosa, anche spesso concerti organizzati da noi eravamo costretti, in mancanza di band di apertura, di farla noi in questo modo, di 12 coi flauti, delle cose senza Flauti. sé, c'era gente a caso proprio. E poi da 12, 10, 8, no, 2, poi eravamo in due, un periodo abbiamo fatto pure un mezzo tour, era diventata una roba garage, perché io me ero semplicemente perché mi ero comprato una chitarra elettrica, non per qualche tipo di velleità. Poi sono andato anche il batterista e quindi ho continuato da solo. Ma per passione, cioè non per fare il gruppo, più che altro perché mi piaceva scrivere pezzi. Ti ho incontrato l'altro giorno alla tua finestra. Mi gridavi che la vita è una festa, che la vita è una festa con te. Ti ho incontrato il giorno dopo che correvi sulla tua bicicletta. E mi hai detto di fretta che la vita è una festa con te. Ciao, sono Edoardo, ho 24 anni e abito a Latina in via Rosmini 25 e sono con un gruppo che si chiama Calcutta, di cui sono l'unico membro. Sono da solo, però è un gruppo. Le canzoni sono ambientate qua perché io sono ambientato qui. E quindi le cose che vedo e che descrivo nelle canzoni sono successe qui. Qualsiasi storia, dipende da dove viene ambientata. Cioè, se il paradiso di Dante fosse stato ambientato in Giamaica sarebbe una cosa totalmente diversa, no? Non trovi? Fai tutto tu, scrivi le canzoni, i testi, musica. Sì, cioè ultimamente non ci riesco molto, sinceramente. Perché? Boh, non lo so, un po'. È come se dove. Cioè, ho maturato delle cose dentro di me che non sanno ancora come esprimersi sotto questo punto di vista. Cambio di fase. Cambio, sì, di consapevolezze, diciamo. Quanto ci metti in genere da un cambio di consapevolezza poi a metterle Non lo in... so, è il primo che ho così. Prossime date. No, no, basta, non ce la faccio più. No, Hai bisogno di una pausa. devo fare il disco. E quindi quando finirà il progetto? Non hai proprio idea? Quando finisce proprio che No, smetto? quando finisci di registrare. Adesso a questo tipo mi deve registrare l'EP, gli ho dato una batteria elettronica mia in cambio di quattro pezzi registrati nel suo studio, cioè tutto così, capito? Quindi lui pure dice, vabbè, ma adesso fa un favore, quindi facciamo quando dico io. E poi a ottobre esce un disco lungo. Quello già. Ve Allora, noi li aspettiamo entrambi. Nessuno dei due è un li progetto, ma manderò. li ascoltiamo. Tant'è che, pensando proprio a Edoardo, a Calcutta,
realtà io ero super scettico sul fatto che questo ragazzo potesse arrivare dove è arrivato, però per fortuna appunto abbiamo qui seduto accanto a me il caso che invece funziona, basta ma gli entrano in ballo una poi... canzone che dice olive, dice le olive sono una buone, canzone di 2 minuti e 30 basta che una canzone dice, di 2 minuti e 48 che dice le olive sono buone, con un ragazzo prenderò un gelato con il tuo sapore. Prima c'avevo un repertorio un po' più sconclusionato, all'inizio per necessità, tra virgolette, e dopo un po' per pigrizia e anche per passione di questa cosa dell'incompiuto, di fare le robe un po' così naif, possiamo dire, per semplificare. E poi naturalmente mi sono un po' stufato di quel tipo di scrittura e ho cominciato a scrivere canzoni un po' diverse, molto diverse. E poi quando me ne sono accorto ho detto, boh, facciamo una roba così. Secondo me, cioè, le idee, le sensazioni che sono nelle canzoni sono cose condivise da tutti, poi io decido di prenderla e di dirtela, proportela in questo modo. Oh ragazzi, cioè, vi siete accorti che esiste anche questo? Cioè è come se tu metti un muro di legno con un buchetto e dici, oh, guardate da qua è figo come si vede. È semplicemente questo, quindi non so se poi questa parete di legno l'ho bucata sbattendoci col naso oppure perché sono bravissimo col trapano. C'è stato un momento in cui ti sei reso conto che cazzo, è successo qualcosa? Non lo sai. Quando Jovanotti ha condiviso l'album. Quando? Jovanotti ha condiviso l'album su Twitter. Ha twittato. L'ho detto, e poi dove è arrivato Carboni? Forse è esagerato. Ho pensato. Questo disco per esempio ho avuto un sacco di problemi, all'inizio non mi piaceva tanto, ho detto mazza che schifo, cioè pensavo di non aver centrato il mio obiettivo, ma infatti poi dopo questo disco ho capito che comunque cioè la bellezza proprio di tutte le cose artistiche è sempre tra l'obiettivo di chi fa la cosa e poi effettivamente quello che esce, cioè secondo me c'è questo scarto che secondo me è molto interessante, penso siamo nel 2016, se pensi poter cambiare la musica nel 2016, boh, buona fortuna, non ho mai detto ciao sono... il nuovo dio del jazz, arrivo e poi ho fatto questo disco qua, cioè non ho detto niente, anzi. Mangio la pizza e sono un solo sveglio in tutta la città. Bevo un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere lo stesso sbaglio. A mezzanotte ne ho commessi un paio, che ridere che fa. Mangio la pizza e sono un solo sveglio. Perché? E mi ci
giro a guardare se perdo parti di me. Io ti giuro che torno a casa e mi guardo un film, l'ultimo dei magari, non so di chi. Io ti giuro che torno a casa, non so di chi. Io ti giuro che torno a casa, non so di chi. Un prodotto è mainstream se, se è largamente consumato, non so come dirti. Quindi a partire dal fatto che magari il mio disco è un disco indie, se è un tot consumato si può dire che magari è mainstream. Cioè nel senso, alla fine questa cosa è il mondo, cioè alla fine è il pubblico che è mainstream, non è, cioè la cosa che cambia è il pubblico, non è, non è un genere, cioè questa è la cosa. Sembra che non esistesse il mondo, nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto qui solo. Preferirei una spiaggia di Sardegna, preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrei. Senti un po' il peso di questa aspettativa ora, ok, ci pensavo ieri sera. Sì? Sì. Un po' ho detto, ma che cazzo, cioè che faccio? Ho detto. Sì, sono passati 4-5 mesi dall'uscita. E già ho pensato, che faccio? E no? Meno male mi sono tenuto qualche pezzo. Dici, scritto. Aspettiamo a pubblicarlo. Perché. Sì, sì. Che anche... Tu hai fatto un pezzo con un dinamico duo, un malefico duo. Oui. Come mai hai deciso di fare questa cosa? Io lavoro con loro ogni tanto come autore. E poi avevo questa canzone fuori dall'album. Però ai ragazzi Bomba Dischi piaceva molto. E quindi l'avevamo comunque provinata per il disco in studio. Però non era uscita un granché. Poi è successo che un nostro amico ha mandato questo pezzo come lo chiami tu, il Malefico Duo. Il Malefico Duo si è innamorato di questo pezzo. E hanno fatto un provino. Cioè perché questo nostro amico ci ha mandato proprio gli stem, cioè le tracce separate di questo provino che avevo fatto io in studio. E loro hanno preso la voce e ci hanno costruito intorno l'arrangiamento, che è simile all'attuale, diciamo. E io quando l'ho sentito alla fine ho detto figo, dai. Non sono uscito stasera, ma non è solo lo scopo. Non è Rio de Janeiro, ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. We'll be right back.
guardi e ti specchi, ma non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti, e la gente per te pezzi fa facere fra i ritardi. Prova a prendermi la mano, ma non sono lì vicino. La preistoria, le bionde erano biodegradabili, le tette rette, a tetto ci riparavano, il vento ci univa e lavava. Andava di moda averlo lungo e noi due ci innamoravamo, di noi due le siringhe erano aghi di pino e i pini peli del culo. Il mondo, una donna di schiena, apro gli occhi e vedo fermata Cesena.